Intanto benvenuti e benvenuti a tutti. Dovremmo essere circa 300-350 persone, un terzo da fuori Politecnico, benvenuti, e due terzi della nostra comunità che trova proprio nei centri interdipartimentali un momento di forte coesione trasversale. È un valore aggiunto questo. Il nostro sistema di carriere è fondato sulla ricerca scientifica fondamentale e questo è un qualcosa che reputo debba cambiare presto, nel senso che ci porta a essere dei monaci all'inseguire ricerca con la ricerca fondamentale delle scoperte radicali nel proprio settore, ma con dei paraocchi rispetto al resto, in un contesto che nelle carriere dei ricercatori premia una dedizione alla ricerca scientifica che raggiunge i livelli dell'ossessione in qualche caso. E questo è anche snaturante della nostra natura umana, nella sua complessità e anche nelle sue potenzialità. Abbiamo bisogno, e a questo stiamo formando i nostri studenti, di più senso critico e capacità di comprensione di problemi complessi in cui la nostra disciplina, non abdicheremo mai a diventare specialisti di qualcosa, se no. È una delle componenti che compongono i quadri, ma soprattutto per un ateneo come il nostro, che decide di dedicarsi all'impatto sociale, cioè di uscire dal guscio e un po' anche, se vogliamo, dall'autoreferenzialità. E lo sanno bene i colleghi e le colleghe convenuti da fuori del Politecnico, quanto ci sia stato negli ultimi anni un forte cambiamento di approccio, direi, del nostro Ateneo, e vuole quindi sviluppare tecnologie, contribuire a farlo assieme alle imprese, assieme agli enti territoriali, per migliorare la nostra società, riferendoci a questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che ormai sono imprescindibili. Noi veniamo da un'epoca, quella della boom del dopoguerra in cui dominavano le sorti economiche le imprese. Noi facevamo la nostra parte in modo rigoroso, per carità, ma non mescolavamo il sangue con le imprese. Sostanzialmente laureavamo delle persone che avevano superato una corsa ad ostacoli importante, erano forgiate, ma poi diventavano dei professionisti fuori di qua. Ossia, oggettivamente questa era la realtà. La nostra ricerca a volte produceva dei grandi passi avanti, ma figure come quelle che nella prima parte del secolo scorso avevano veramente contribuito a cambiare il volto della nostra città, del nostro paese, nella seconda parte del secolo scorso sono diventate rarissime. Ma lo sappiamo, siamo stati noi protagonisti con tanti di voi di quella parte in cui, a mio avviso, non abbiamo espresso completamente il nostro potenziale. C'è stata una mezza rivoluzione favorita dalla complessità della società, dalle crisi, quella economica, quella del Covid, quella geopolitica, in cui davvero diventiamo un punto fermo a cui aggrapparsi da parte della società. Si chiama economia della conoscenza, quella dove noi operiamo oggi. E noi, essendo tramite, con le nostre scoperte, con i nostri sviluppi e con la formazione che garantiamo ai nostri studenti di conoscenza, diventiamo davvero importanti. E se vogliamo essere rilevanti nell'ambito delle tecnologie e aiutare a sviluppare di noi prodotti che rispondano alle esigenze della società, che risolvano problemi, diano opportunità, dobbiamo essere interdisciplinari. Non è semplicemente il digitale che è pervasivo ormai su tutto e che ci costringe a diventare un pochettino digitali da chimici, da costruttori, da designer. E anche l'afflato alla sostenibilità, che ha tante dimensioni, compresa quella umana e sociale, ed è per questo che stiamo diventando anche un pochettino umanisti, anche un pochettino sociologi, economisti, esperti di diritto, perché
Il nostro è il tempo in cui i confini del nostro operato diventano percepibili. Col boom economico del dopoguerra sembrava il mondo infinito, l'atmosfera infinita, le risorse naturali infinite. Vai! Ahimè, facevamo anche molti più figli di adesso, proprio per questa sensazione di... Adesso ci scontriamo con limiti da tutte le parti e dobbiamo essere molto più bravi nel portare avanti le tecnologie, nel momento in cui le tecnologie, tra l'altro, sono game changer clamorosi in tante dimensioni. Pochi giorni fa ho scritto un editoriale sul Corriere in cui dico che l'intelligenza artificiale generativa cambia il nostro livello di base. I nostri studenti di lì partono e noi dobbiamo partire di lì pure. È qui che dobbiamo correre come docenti. La rivoluzione in realtà nella ricerca e nello sviluppo l'abbiamo fatta qualche anno fa, questo è un progetto partito ancora prima che mi insediassi, con i centri interdipartimentali. Come tutte le grandi novità è stata un'esperienza che ha avuto alti e bassi, su cui l'Ateneo ha investito diverse decine di milioni di euro, su cui si sono mossi tanti colleghi, ma che adesso ha acquisito una sua forma, una sua consapevolezza e dei risultati che hanno portato, ed è questa la principale delle motivazioni di questo risultato, ad avere un incremento significativo della capacità di autofinanziamento del nostro Ateneo. E non parlo semplicemente delle imprese con cui lavoriamo attraverso i centri interdipartimentali, che sono quasi tutti decollati in modo compiuto. Parlo anche dei bandi europei, della capacità di attrarre progetti europei. Ecco perché oggi il Politecnico presenta una delle sue facce più moderne, efficaci e di cui è orgoglioso alla comunità in cui è insediato. Peraltro ci si presenta anche tra di noi, visto che siamo così tanti qua. Ma soprattutto abbiamo acquisito quella consapevolezza che ci permette di rappresentarci. La rappresentazione e la comunicazione è fondamentale al giorno d'oggi, ma questo è semplicemente un punto di inizio. Abbiamo imparato in questo mandato, in questo Consiglio di amministrazione, a procedere sempre e rigorosamente a un controllo di gestione, a un'accountability, a una revisione dei progetti e delle strategie, e questo sarà anche per il cammino che di qui in poi queste piccole, grandi realtà che sono i centri interdipartimentali seguiranno. Oggi, a valle di questa mia breve introduzione, parlerà il mio delegato per questa misura dei centri interdipartimentali, il professor Pellegrino, poi il vicerettore alla ricerca, prima di una tavola rotonda che la consigliera dottoressa l'ingegner Bosso curerà per lei, che era già qui prima, diciamo così, del mio mandato proprio sui centri, ha maturato una specifica competenza, passione e azione di sentinella da parte del Consiglio di amministrazione. Ci ha sempre creduto e siamo riusciti ad arrivare oggi anche grazie alla sua attenta opera. Credo che poi Stefano chiuderà con quello che di qui in poi il nuovo progetto di Ateneo, che a breve sarà sostanziato in un piano strategico, ci informerà. E poi non ci saranno le domande e risposte, perché scenderete giù a partecipare come in una specie di fiera dell'interlocuzione, in tanti piccoli stand, uno per centro interdipartimentale, se vorrete, per approfondire la conoscenza e delle potenzialità di ciascuna di queste nostre azioni. Quindi benvenuti ancora una volta, godetevi questo evento, traetene il massimo e siate tedofori nella società di questo cambiamento, fatelo apprezzare, perché è una delle cose più significative che sono capitate al Politecnico di recente. Avremo delle case per questi centri interdipartimentali nella nuova edilizia che stiamo per dischiudere, al di là del fatto che sono già più o meno tutti con una casa loro. Stiamo per realizzare nei prossimi anni circa 100.000 metri quadri di nuovi spazi per le nostre funzioni,
alcuni dei quali, penso alla Digital Revolution House ad esempio, avranno spazi anche per ospitare ancora più degnamente i centri interdipartimentali, ma questa è una storia che si vivrà nei prossimi anni. Grazie ancora e in bocca al lupo a tutti. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Potete mandare il video introduttivo dei centri. Grazie, ecco, avete visto i 13 loghi, le 13 barrette, le 13 sedie e il motivo di oggi. Buonasera a tutti, io sono Gian Mario Pellegrino, sono il referente del Rettore Saracco per la realizzazione dei centri interdipartimentali. Ho iniziato questa avventura nel 2017 come cofondatore di uno di questi centri e poi ho avuto proprio 6 anni fa, nel marzo 2018, questo incarico. E oggi per me, e spero per tutti voi, per me comunque in particolare, questo è proprio un giorno di festa, cioè sì, è un momento per festeggiare, per dire ce l'abbiamo fatta, siamo qui oggi a celebrare questo percorso e non era scontato che oggi fossimo qui a festeggiare la riuscita di questo ambizioso progetto. Il mio ruolo è di illustrare un po' l'excursus storico, le milestone di questo percorso che, come ho detto, è iniziato appunto nel 2017 e quindi queste sono le tappe fondamentali fino ad oggi. Vorrei soffermarmi un attimo su cosa significa realizzazione, perché come ho detto il mio mandato è la realizzazione, quindi facilitare la realizzazione dei centri interdipartimentali, che per semplicità chiamerò centri da qui in poi. Realizzazione vuol dire avviare, vuol dire attuare, quindi i problemi pratici, la parte operativa bassa che in effetti in questi anni ci ha tenuto molto impegnati, sia su questioni estremamente pratiche, come il mandato iniziale era di costruire dei laboratori, di acquisire delle attrezzature, di mettere in piedi delle infrastrutture, quindi problemi di ogni genere legati agli spazi, alla ristrutturazione di spazi, acquisizione di spazi nuovi, esterni, interni, all'Ateneo. Non solo questo, ma anche tutte le questioni del personale, cioè come acquisire nuovo personale tecnico, come
evitare di creare del precariato, come armonizzare il personale che tendenzialmente afferisce ai dipartimenti con queste nuove realtà. Non c'era molto di organizzato, c'erano i sogni, c'era il finanziamento iniziale, però poi era un po' tutto da scrivere. Questa è la parte bassa, diciamo, hardware e organizzativa. Ma poi c'era anche realizzazione, vuole anche dire realizzazione delle aspirazioni, c'era una forte spinta propositiva, cioè più di 200 colleghi hanno aderito a questa iniziativa con grande entusiasmo, attirati da nuove opportunità, ma attirati anche dallo stimolo a collaborare con colleghi di altri dipartimenti che, in assenza di uno stimolo esterno, difficilmente si ha il tempo di, o comunque l'iniziativa, si prende l'iniziativa di andare a bussare alla porta di un altro dipartimento e collaborare. Può capitare, ma questo è stato un grande stimolo a livello di tutto l'Ateneo. Penso per esempio anche a tutti i nativi interdipartimentali. C'è una generazione di persone che sono entrate qui come dottorandi direttamente in un centro interdipartimentale, e penso anche ai colleghi di vari livelli di seniorship che hanno sperimentato e alimentato questo nuovo modo di fare. Quindi importante l'investimento dell'Ateneo per le attrezzature, per le infrastrutture, ma anche per dare questa nuova spinta propulsiva. Però ci sono le aspirazioni, ma c'è il contraltare. Ho detto che circa 200-250 colleghi hanno aderito, ma poi ci sono tutti gli altri. E c'erano anche tante paure, paure di cose nuove, paure di cose non ben scritte, non ben capite. C'era in generale una mancanza di chiarezza di che cosa fosse questa operazione, sia tra chi aveva aderito e sia a maggior ancora di più tra chi non aveva aderito. Quindi si temeva la non armonizzazione tra centri e dipartimenti, si temeva addirittura che i centri sostituissero i dipartimenti. C'era anche la sensazione che forse non saremmo stati capiti, cioè che questo messaggio avrebbe complicato la narrativa del nostro Ateneo verso l'esterno. C'era grossi problemi, venivano sollevati sulle carriere, sia sulle carriere dei giovani che nascevano interdisciplinari o interdipartimentali, perché la carriera, come ha detto il Rettore Saracco, accademica è prevalentemente disciplinare, e questo stiamo cercando di cambiarlo, ma è ancora così, ma anche per chi non partecipava. Quindi si temeva che chi veniva lasciato fuori da questi nuovi scintillanti laboratori sarebbe stato penalizzato. Quindi, insomma, worst case, invece di win-win, ogni tanto si pensava lose-lose. C'era proprio un po' una sensazione di corpo estraneo. C'era un'ala cinica dell'Ateneo che diceva: tutte queste iniziative nel passato sono naufragate e sono state riassorbite dai dipartimenti. Ecco perché oggi per me è un giorno di festa. C'erano però anche in questi momenti difficili delle good vibes, delle vibrazioni positive. Per esempio, le aziende ci hanno capito prima di noi stessi, ci hanno capito subito. Le aziende hanno detto: che figata, questa è una roba fantastica. Sia le aziende piccole, perché avevano un entry point fatto meglio che in passato, cioè in passato si bussava, si telefonava, si conosceva un ex allievo, conosceva un professore. Adesso c'erano dei siti web, degli indirizzi email, c'era un entry point organizzato. Sia le aziende grandi, perché vedevano un'organizzazione più simile a quella aziendale in business units, no? Un po' più, diciamo, una narrativa ancora confusa, ma più comprensibile di prima. Poi c'è stato il bando InfraPI, la regione Piemonte aveva dei fondi messi a bando per le infrastrutture di ricerca, e anche questo è stato molto funzionale, il fatto di avere i centri per accedere a quei fondi, che hanno ulteriormente aumentato l'investimento. Quindi noterete dietro le mie spalle che il modello di governance è arrivato solo nel 2021, dal 2017, e quindi direte: ma e prima cos'è successo? Ecco, ci è voluto un po' di tempo per arrivare a mettere le cose in chiaro e in pulito.
Qual è stata la svolta? La svolta è stata nel 2019, l'armonizzazione con gli altri luoghi della ricerca, cioè la svolta è stata quella di coinvolgere i dipartimenti azionisti, questo è stato il gergo scelto, e di formulare insieme un messaggio identitario chiaro. I centri sono il playground della ricerca e del trasferimento della conoscenza e sono strumenti e luoghi che, se armonizzati con gli altri luoghi del Politò, servono a migliorare la nostra efficacia e la nostra massa critica. Quindi nel 2021 c'è stato inaugurazione di queste linee guida, il regolamento, e poi nel 2023 c'è stato un rinnovo della missione dei centri. Oggi presentiamo questo libro che alcuni di voi hanno già ricevuto e che altri potranno ricevere poi dopo durante l'aperitivo, e nei prossimi giorni verrà mandato un reminder su dove potrete scaricarlo in forma digitale. Questo è il libro dei centri e vi invito a godervi il giorno di festa e poi domani si torna al lavoro. Grazie. Buon pomeriggio. Dunque io continuo i ragionamenti fatti dal nostro rettore e dal professor Pellegrino. Insisto che chiaramente siamo qui per celebrare un risultato, per promuovere un risultato raggiunto dal Politecnico con un lavoro che, come si vedeva nel lucido precedente, è durato un certo numero di anni, lavoro che è sicuramente ancora in fieri e che speriamo possa continuare e crescere e produrre ulteriori risultati. Ecco, però credo sia importante sottolineare come gli sforzi di cui parlava il professor Pellegrino siano stati sicuramente premiati da una certa serie di risultati già raggiunti oggi dai centri. Allora, dei centri sentirete parlare più in dettaglio nella tavola rotonda e poi potrete approfondire successivamente quando ci muoveremo sotto in sala Emma Strada. Io qui volevo dare alcune indicazioni, anche alcuni numeri sui risultati che questi centri hanno raggiunto in questa prima fase di vita. Prima fase che, lo ricordo ancora, ci auguriamo possa essere seguita da un'ulteriore fase in cui i centri potranno espletare al meglio le proprie funzionalità, ovviamente in collaborazione con il personale interno politecnico, ma soprattutto con il mondo esterno, a cui in buona parte noi intendiamo rivolgerci e a cui questa iniziativa era in buona parte rivolta ed è in buona parte rivolta. Allora, i centri, come è stato detto, miravano innanzitutto a creare dei momenti di aggregazione interdipartimentale, e i numeri che lì trovate, in particolare per quanto riguarda le persone coinvolte, quelle 550 persone coinvolte, dimostrano che l'operazione ha funzionato. Moltissimi dei colleghi hanno capito l'operazione, si sono aggregati a questi centri e hanno iniziato a lavorare insieme. Contemporaneamente, come è stato citato, l'altro obiettivo dei centri era quello di colmare una necessità di infrastrutture, di attrezzature che obiettivamente esisteva all'interno dell'Ateneo. Sono stati fatti degli investimenti significativi, lì trovate quella cifra indicativa di 50 milioni di euro, ovviamente non solo Politecnico, ma aggregando investimenti che ad esempio sono venuti dalla Regione Piemonte. Questi investimenti chiaramente però, e questa era una delle indicazioni forti che è stata data, dovevano servire non solo a promuovere la nostra ricerca di base, ma anche, direi soprattutto, a promuovere l'interazione con il mondo esterno, la fornitura di servizi al mondo esterno, la collaborazione con il mondo esterno. Ecco, a me preme particolarmente, mi fa particolarmente piacere sottolineare quel numerino che c'è in basso a sinistra, quel 46.
Ecco, a fronte dei circa 50 milioni di euro investiti, già ora il ritorno in termini di contratti stipulati con enti di vario tipo, privati e pubblici, ha praticamente portato in pari l'operazione. A dimostrazione che le operazioni e gli investimenti, quando ben strutturati, ben focalizzati, possono realmente produrre un effetto volano. Ovviamente noi ci aspettiamo che poi l'operazione continui e quindi il numerino in basso a sinistra continui a crescere. E credo siano importanti anche i numeri che trovate nella parte in basso a destra, perché quelli sono i numeri che fanno capire che l'indicazione di collaborare, di usare le strutture che i centri mettono a disposizione per incentivare, per aumentare ulteriormente le nostre collaborazioni col mondo esterno, ecco, queste indicazioni sono state recepite. Grazie ai centri noi abbiamo stipulato più di 500 contratti con enti esterni, coinvolgendo un numero significativo di aziende e di enti del territorio, ma non solo, interessate alla collaborazione con noi, i nostri ricercatori, interessate all'uso ovviamente delle infrastrutture che venivano messe a disposizione e che saranno messe a disposizione ovviamente continuamente aggiornate. Quindi il messaggio sulla interdisciplinarità è sicuramente stato recepito, il messaggio sulla necessità di interagire con il mondo esterno è stato sicuramente recepito e ha portato dei benefici ovviamente dal punto di vista interno, ma auspichiamo anche dal punto di vista esterno, anche perché le aziende coinvolte immagino che abbiano firmato contratti perché vedevano delle prospettive. L'obiettivo di oggi è ovviamente continuare ad andare in questa direzione, promuovendo ulteriormente le collaborazioni con il mondo esterno. Ecco, da questo punto di vista fatemi dire che sicuramente nel passato, per una serie di ragioni probabilmente anche storiche, l'uso della comunicazione per far percepire all'esterno che cosa il Politecnico fa e che cosa può offrire probabilmente non ha raggiunto tutti gli obiettivi. Ecco, questa è stata un'altra indicazione fondamentale che già inizia a essere recepita dai centri, legata alla comunicazione, al far capire all'esterno, al comunicare all'esterno che cosa si fa e che cosa si potrebbe fare. Questo evento è un esempio in quella direzione, ma il numero che trovate in alto a destra sugli eventi organizzati, sulle occasioni di incontro con il mondo esterno per raccontare le nostre attività, è sicuramente un numero significativo che ci dice che stiamo andando nella direzione corretta. Ovviamente l'operazione Centri è una tipica operazione mirata ad una certa serie di obiettivi, le infrastrutture, l'interdisciplinarità, l'interazione con il mondo esterno, quindi il trasferimento tecnologico, ma è anche un'operazione di formazione, perché noi sappiamo perfettamente che il trasferimento tecnologico non può funzionare se non c'è dietro una ricerca che parte dalla ricerca di base e poi si avvicina gradualmente ai TRL alti e al trasferimento tecnologico. Questa ricerca si basa sui nostri ricercatori, sui nostri docenti, ma si basa anche sui giovani che noi formiamo, non solo come laurea e laurea magistrale, ma anche come dottorato di ricerca e come avviamento alla ricerca. Ecco, questo è un altro aspetto fondamentale che qui viene riportato. Qui viene riportato un numero, quel 300 più, che indica quanti dottorandi sono stati coinvolti, dottorandi o assegnisti di ricerca, borsisti, sono stati coinvolti nelle attività del centri. Ecco, questo numero è fondamentale perché, ricordatelo, i centri sono per noi un modo soprattutto per rivolgerci al mondo esterno, per collaborare con il mondo esterno. Quindi la stragrande maggioranza di questi dottorandi, assegnisti, giovani ricercatori in senso lato, sono persone che collaborano sin dall'inizio con il mondo esterno, con le aziende, con le pubbliche amministrazioni, con i nostri partner esterni. Quindi sono quella linfa vitale di cui crediamo di aver bisogno come Accademia, ma di cui sicuramente il mondo esterno ha bisogno,
di persone che sanno cos'è l'innovazione, che sanno cos'è la ricerca e che sono pronte a trasferire questi saperi alle aziende esterne, al mondo esterno. Nel momento in cui, fin dal, come dire, dalla loro fase di formazione, sono esposte queste persone al mondo esterno, è chiaro che poi sono pronte per continuare questa attività con il mondo esterno anche durante la loro carriera successiva. Quindi questo credo di nuovo sia un aspetto fondamentale. Chiaramente i centri hanno svolto una funzione estremamente importante per, anche dal punto di vista della ricerca, lì vedete le pubblicazioni, e ovviamente non era scontato, ma l'abbiamo come dire, visto e osservato con estremo piacere, hanno prodotto anche una come dire, crescita in termini di imprenditorialità dei nostri docenti e ricercatori, giovani e anziani, e lì vedete quel 20 che rappresenta i brevetti, le spin-off che mano a mano stanno nascendo dalle attività che si svolgono all'interno dei centri. Anche questo è un aspetto, se volete, nuovo, a cui probabilmente non siamo così abituati, perché il nostro mondo è più orientato al supporto alle grandi aziende, alle aziende ben strutturate. Ecco, io credo che questo sarà un qualche cosa su cui sicuramente dovremo insistere nel creare queste occasioni di imprenditorialità, nel sostenerle, nel farle crescere, perché questo fa parte della nuova come dire, sistema socio-economico che osserviamo nel mondo esterno. Vi lascio con questi messaggi, sono messaggi positivi ovviamente, noi auspichiamo ovviamente che di qui in là i messaggi positivi continuino a crescere ulteriormente. Questo è semplicemente la fine e la celebrazione del primo ciclo in cui consideriamo avviati i centri. A questo punto è fondamentale che i centri possano continuare con il supporto interno ed esterno. E questa è la ragione una delle ragioni per cui è stata organizzata questo evento di condivisione, ma anche di distribuzione della conoscenza e dell'informazione su questi centri. Speriamo vivamente che questa occasione possa essere utile in questa direzione. Vi ringrazio per l'attenzione e a questo punto introduco la fase successiva, che si svolgerà sotto forma di un panel, di una tavola rotonda, che verrà gestita dall'ingegner Paola Bosso. Per gli interni è un personaggio estremamente noto, anche per molti degli esterni, però per i pochi di voi che non la conoscessero già, l'ingegner Bosso, ci tengo a dirlo, si è laureata al Politecnico di Torino, qualche anno fa sicuramente, esatto, poi ha avuto una carriera estremamente variegata all'esterno in una serie diversificata di aziende con ruoli diversi. Dal 2016, pur continuando tutte le sue attività esterne, visto il suo dinamismo, ha anche accettato di far parte del nostro consiglio di amministrazione come membro esterno. All'interno del nostro consiglio di amministrazione ha svolto un ruolo fondamentale sotto vari punti di vista, ma uno di questi è stato sicuramente il supporto che ha dato ai nostri organi di governo nella ideazione dell'operazione Centri, nel suo avviamento, e ancora oggi è persona fondamentale nel momento in cui si parla di centri. Quindi è fondamentale, è stata la persona che naturalmente è stata scelta per gestire questa tavola rotonda, a cui parteciperanno i rappresentanti dei vari centri coinvolti, i 13 centri, ognuno corrispondente ad una barretta, che a questo punto direi di invitare sul palco in maniera tale da poter dare il via a questa nuova fase dell'evento. Vi ringrazio e buon pomeriggio.
chiede nel mondo delle aziende per investimenti, te lo devi sudare maledettamente dichiarando piani di ritorno, business plan, cronoprogrammi. Ecco, francamente mi sentivo responsabile di essere stata un po' irresponsabile. E di conseguenza iniziai a porre domande prima al rettore Gilli e poi al rettore Saracco. E questo fu l'inizio, come sempre, insomma, quando si rompe un po' l'anima, va bene, vai in commissione. E questo fu effettivamente per me l'inizio di un meraviglioso percorso, fatto con delle persone molto professionali, e qui mi piace molto ricordare il team tutto di Mario Ravera, che mi ha accompagnato e ha aiutato il crescere di questi centri, nonché tutti i professori, Pellegrino, Sonza, che abbiamo visto, Settineri, Corniati. Poi eravamo tutti insieme nella commissione e io un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi dicevo, in questa commissione dove si dà e si prende, ho certamente dato di meno di tutto quello che ho ricevuto. Quello che, forse un po' balbettando, ho cercato di trasmettere è un utilizzo imprenditoriale, in questi casi, delle risorse, che non vuol dire un utilizzo aziendale o manageriale. No, forse se c'è qualcosa, un aggettivo è evangelico, quello, il concetto dei talenti. Se ne hai uno, fanne avere due, moltiplicali. In poche parole, uno più uno deve fare tre. Questo è il concetto di impatto, questo è il concetto di investimento, altrimenti è a perdere. E quello che ho ricevuto, beh, io in questo percorso così bene accompagnata e grazie a tutte le interazioni che avevo con voi, effettivamente ho potuto cogliere un crearsi di culture nuove all'interno dei centri, che poi per il raggiamento sono diventate cultura nuova del Politecnico, o forse cultura antica, quella iniziale, quella politecnica, con sempre al centro l'uomo vitruviano, ma che per la magnitudo delle sfide non può rimanere solo, e lì solitario un titano che regge il mondo, non ce la fa più. Sempre in questa visione, certamente, che ci appartiene anche come cultura italiana, rinascimentale, al centro ci devono stare donne ed uomini che lavorano insieme. Non sempre è così facile, non sempre è così scontato. E visto che oggi è il momento dell'outing, anche forse un po' in termini di soddisfazione, siamo vivi, ce l'abbiamo fatta, dobbiamo andare avanti, vi dirò che un'altra preoccupazione quando i centri nacquero e successivamente era che si andava ad aggiungere complessità ad una struttura già organizzativamente molto complessa, quale era l'Ateneo. E tutte le volte bisogna valutare il bilanciamento tra lo sforzo che bisogna sostenere per sistematizzare un nuovo elemento rispetto al nuovo che questo propone. Beh, io direi che effettivamente valeva la pena, nonostante tutte le difficoltà che il professor Pellegrino ha detto. Uno, perché probabilmente, mi sento di dire, io sono sempre esterna, quindi prendetelo con grano salis, ma effettivamente i centri hanno un po' anticipato le direttrici poi del PNRR, nonché dell'Agenda 2030. E poi perché effettivamente quello sforzo che il Politecnico per sé, per natura, deve fare di trasferimento del sapere è stato potenziato dai centri. E a me piace pensare che si debba continuare a rubare il fuoco a Zeus, come ha fatto Prometeo. Ecco, effettivamente il rettore ha parlato non di monaci, non più di monaci nella Torre d'Avorio, bensì veramente nuovi Prometeo, perché il fuoco è proprio la tecnologia, questi game changers che in questo momento in particolare. Ecco, io adesso mi tacerò, c'è un gioco delle parti, per cui con cinque temi che affronteremo secondo il gioco che ci siamo dati, le regole del gioco che ci siamo dati,
Io proporrò ad alcuni di questi 13 rappresentanti dei centri delle parole, dei concetti che ognuno di loro svilupperà soprattutto guardando all'esperienza. Noi finora ne abbiamo parlato in forma sintetica, alta, un po' generalista. Bene, adesso entriamo proprio nell'esperienza. 2 minuti a testa per 2 giri, quindi sarà proprio soltanto un assaggio, però poi potremo scendere, ci sono delle brochure molto più tecniche che effettivamente poi rispondono a quel rendere conto che è necessario sempre e comunque nei confronti della comunità. Bene, adesso Sanremo è uno scherzo in confronto a quello che ci aspetta. Io chiederei abbiamo tolto i titoli, ci proponiamo di togliere i titoli perché così andiamo più veloci, a Radu Bojoy di rispondere e raccontare un po' quel tema dell'interdisciplinarità. È alla base una peculiarità dei centri. Parola scontata? Probabilmente sì, perché poi non è soltanto luce, per arrivarci ci sono state anche delle ombre da scavalcare, delle problematiche. Ecco, Radu Bojoy, a lei la parola. Buon pomeriggio a tutti e ringrazio molto per essere invitato insieme a voi. L'enciclopedia Treccani definisce l'interdisciplinarietà come una rete dei rapporti di complementarità, integrazione e interazione dove discipline diverse si uniscono in obiettivi comuni sia nel metodo della ricerca sia nell'ambito della costruzione teorica. Questa è una definizione che si applica perfettamente al centro PEIC, che non è altro che un gruppo di ricercatori meccanici, fisici, informatici, elettrici ed elettronici. Vorrei spiegarvi che cosa facciamo. Noi lavoriamo su soluzioni innovative per la conversione della potenza per applicazioni strategiche emergenti. Ne cito alcune. Veicoli elettrici a batteria oppure a idrogeno, l'elettrificazione dei velivoli e delle navi, l'integrazione delle sorgenti rinnovabili nella rete elettrica e il loro utilizzo intelligente, sistemi di alimentazione ad alta efficienza energetica. Ecco, vorrei darvi 2 esempi di 2 contratti di ricerca aventi come l'obiettivo dei nuovi prodotti. Il primo contratto è già concluso, riguardava un assale elettrico, che non è altro che il cuore di una vettura elettrica. Per questo contratto un gruppo di elettrici ha lavorato per la progettazione della macchina elettrica, l'inverter e la strategia di controllo. Un gruppo di meccanici ha avuto il compito per realizzare l'integrazione di tutti gli oggetti insieme ad un commutatore meccanico speciale che cambiava la configurazione della macchina elettrica a seconda della velocità per massimizzare l'energia. Infine un gruppo di informatici che ha lavorato nella generazione di codice secondo le normative di safety automotive. Il secondo contratto invece riguarda la progettazione di moduli semiconduttori di potenza che sono il cuore dei sistemi di conversione, infatti influenzano l'affidabilità, dove un gruppo di ISAT lavora sulle nanotecnologie dei semiconduttori, un gruppo di elettrici lavora sulla progettazione elettrica termica elettromagnetica e infine un gruppo di informatici lavora sulla parte di affidabilità. Allora, concludo la mia ferma convinzione che l'interdisciplinarità è la carta vincente per proporre delle soluzioni alle sfide del futuro dove il mondo accademico, in generale il Politecnico, può avere un ruolo chiave. Vi ringrazio. Luca Cagliero, degli Smart
Grazie. Grazie. Sì, il vero valore interdisciplinare per il centro Smart Data è il dato, proprio per la sua natura poliedrica, strategica e la sua rilevanza come asset in tantissimi domini, tantissimi ambiti della scienza, e in particolare ingegneria e architettura. Il centro Smart Data si focalizza proprio sulla comprensione del dato e sulle tecniche, sull'analisi, sull'estrazione di conoscenza dal dato attraverso tutti quelli che sono i processi, le metodologie data driven, a partire ovviamente da algoritmi di machine learning, algoritmi di analisi del linguaggio e intelligenza artificiale at large. All'interno del centro, grazie proprio alla sua natura intrinsecamente interdisciplinare, si coniugano sia competenze tecniche che provengono da aree diverse, quindi non solo informatica pura, ma anche matematica, fisica, telecomunicazioni e altre aree, ma anche competenze di dominio, quindi persone con competenze verticali specifiche che danno un contributo trasversale, sinergico e permettono di coniugare meglio il lato più teorico con quello applicativo. A dimostrazione dell'efficacia di questo approccio sono stati sviluppati negli anni e sono tuttora in corso diverse collaborazioni, progetti di ricerca e collaborazioni industriali anche con principali attori e aziende nell'ambito ambito finance, ambito delle telecomunicazioni e ambito energetico. Cito ad esempio Intesa San Paolo, Enel, Eni, Telecom Italia e molte altre. E quindi vorrei sottolineare come il valore importante del dato e il suo potenziale permette proprio di si sprigiona grazie proprio alla natura interdisciplinare delle tecniche che vengono applicate per la sua comprensione ed analisi. Grazie. Adesso funziona. Mara Terzini, stessa domanda, cos'è stata e come avete lavorato voi in forma interdisciplinare? Buongiorno a tutti. Io sono qui a rappresentare il Polito Biomed Lab. Il Polito Biomed Lab ha avuto in questi anni ampie ricadute nella formazione di una nuova classe di ricercatori e di ricercatrici in grado di lavorare effettivamente in un ambiente interdisciplinare. Infatti nel nostro centro afferiscono rappresentanti di 7 diversi dipartimenti dell'Ateneo che si sono in qualche modo aggregati per affinità in 3 aree di intervento prioritarie che sono l'ICT per la salute, la biomeccanica integrativa e i nuovi materiali e le tecnologie per bioapplicazioni. Grazie al fatto che il centro disponga di spazi comuni, quindi di laboratori condivisi, questi ricercatori hanno potuto incontrarsi e instaurare delle collaborazioni che effettivamente prima, quando erano rinchiusi nei propri dipartimenti, erano insperate. Ma l'interdisciplinarità, questa parola molto difficile, non si ferma solo all'interno dell'Ateneo. Infatti il centro ospita ed è parte di un centro, di un'infrastruttura di ricerca finanziata dalla Regione Piemonte, nella quale a questi 7 dipartimenti si sono uniti 3 dipartimenti dell'Università di Torino, scienze mediche, scienze chirurgiche e oncologia, portando quindi l'interdisciplinarità a un livello molto più alto, perché in questo modo abbiamo racchiuso area medica e area ingegneristica all'interno degli stessi spazi. Prima si citavano le difficoltà, le criticità di questo processo. Effettivamente non è stato sempre facile, perché sappiamo bene che la ricerca è molto competitiva, la competizione fa nascere anche gelosie del proprio know-how, delle competenze. E quello che abbiamo notato è che quando medici e ingegneri lavorano insieme questo è facilitato, perché le competenze che si aggregano non si intersecano, sono molto complementari. E questo ovviamente porta dei risultati di cui noi siamo molto soddisfatti. Grazie. Grazie Mara. Loris Servillo di FUL, qual è stata la vostra esperienza di interdisciplinarità? Grazie. Allora, il nostro centro si colloca dentro l'ambito più ampio, quello della rigenerazione urbana e territoriale, e diciamo ha l'obiettivo di mettere a terra e spazializzare nella società e nei luoghi
la missione della transizione, delle transizioni ecologiche, della transizione digitale, ma anche quella della transizione giusta che guarda al tema della giustizia spaziale. Per fare questo mette assieme una serie di competenze centrali all'interno delle nostre competenze. Abbiamo la geografia, la pianificazione, l'architettura, l'ingegneria ambientale, l'ingegneria energetica, quella gestionale, quella informatica e quella informatica, basta, mi fermo qua. E da questo punto di vista l'idea, la missione generale, quella raccolta dentro, se vogliamo, l'acronimo del centro, cioè l'idea di guardare e di definire scenari di trasformazioni futuri capendo il presente e gestendo le legacy del passato. Allora, da questo punto di vista l'idea del centro è quella di organizzarsi attraverso quattro grandi sfide che abbiamo chiamato con dei nomi un po' così, un po' ad effetto. Il primo è quello della casa dintorni, cioè quella dell'emergenza abitativa che va dal tema del singolo oggetto architettonico fino alle politiche abitative, fino ad esempio alle crisi della povertà energetica. Il secondo, quello legato alla transizione ecologica, quindi praticare la transizione, e da questo punto di vista abbiamo una serie di lavori interessanti da un punto di vista della sfida della sostenibilità. Tra queste forse quello più affascinante è il tema della trasformazione di Torino da un punto di vista del ruolo dei fiumi, che abbiamo chiamato il pettine fluviale, come dire, questo possa generare una serie di trasformazioni. C'è un terzo tema, il terzo ambito, che è quello delle disparità e delle fragilità territoriali, quindi guardando a questo tema anche legato all'ambito del declino demografico di alcuni dei territori più in difficoltà, e l'ultimo, quello legato, che abbiamo chiamato il futuro nelle città, ossia guardare il tema della smart city, dell'human centered smart technology all'interno degli ambiti urbani e territoriali. Grazie. Grazie. E per chiudere su questo primo tema, Marcello Chiaberge. Grazie. I colleghi mi hanno già rubato tutte le possibili definizioni di interdisciplinarietà, quindi devo inventarmi qualcos'altro. Però abbiamo detto che è un'esperienza, esatto. E qui ci sono 13 esperienze diverse. Il centro Big Force Air si focalizza sulla robotica di servizio, che è una piccola nicchia dell'enorme mondo della robotica. Ci occupiamo di veicoli autonomi, terra, aria e acqua. E ci occupiamo delle tecnologie che devono essere messe a bordo di questi veicoli che non portano persone ma sono utilizzati per monitoraggio, ispezione o missioni di sorveglianza, per esempio. L'interdisciplinarietà si vede sia a livello di tecnologie, perché non esiste l'esperto di robotica di servizio, ma dobbiamo mettere assieme inevitabilmente chi si occupa di, per esempio, navigazione satellitare, chi si occupa di georeferenziazione del dato, chi si occupa di sistemi elettronici embedded, quindi tantissime competenze diverse. Io faccio sempre un esempio molto MasterChef, io dico che dobbiamo lavorare molto su riempire la dispensa di materie prime di altissima qualità, perché poi così con queste materie prime riusciamo a fare delle ricette favolose. E questo è il primo elemento di interdisciplinarietà. Il secondo elemento è quello relativo alle applicazioni. Big Force Air si occupa di 6 diversi settori applicativi che vanno dall'agricoltura di precisione allo spazio, alla robotica assistenziale nelle case, negli ospedali, alle smart city, ai robot underwater e ai robot che possono essere utilizzati, il sesto, ecco, me lo sono già dimenticato, quindi. E facendo molta attenzione anche alla interdisciplinarietà tra questi settori, quindi tante tecnologie che possono essere utilizzate all'interno di robot per l'agricoltura si possono riutilizzare nell'aerospazio, nell'esplorazione su Luna e Marte, anche se incredibilmente poi ci si accorge che navigare nelle vigne del Roero per fare la raccolta del dato è molto più difficile che navigare su Marte. Adesso l'applauso ci sta per tutti, per tutti e 5. Secondo elemento peculiare di queste esperienze è stata la centralità dei laboratori. Mi piace pensare che
se esiste un sapere accademico, teorico, teoretico in qualche maniera. C'è poi un altro sapere che tutti noi abbiamo esperito, che è un po' più difficile da raccontare, che è proprio quello dell'esperienza. La differenza tra leggere una lirica amorosa ed essere innamorati, ecco, dà il senso. Ritengo che i laboratori, però lo chiedo a voi, siano un po' la convergenza, il luogo della convergenza, dove nel Politecnico accade la convergenza tra un sapere di teoria e una praxi, un'azione, una prova, una verifica dei propri saperi. Ecco, quindi chiederei, visto che grande parte degli investimenti sono andati proprio a cercare di avere delle infrastrutture di eccellenza, possibilmente quelle che nessun altro aveva, ecco, quanto è stato importante nella vostra esperienza e i laboratori e l'eccellenza delle infrastrutture? Incomincio a chiederlo a Nicola Amati. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Sì, come Centro CARS noi abbiamo deciso di investire gran parte del finanziamento ricevuto dal Consiglio di Amministrazione del Politecnico nella realizzazione di un'infrastruttura di prova per la caratterizzazione sperimentale di veicoli ibridi o elettrici, nell'ottica di valutare consumi, prestazioni e quant'altro. Un investimento importante che ha degli elementi di unicità a livello internazionale. Abbiamo deciso di utilizzare questo primo investimento a cofinanziamento per un progetto di potenziamento dell'infrastruttura di prova, un progetto finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del bando InfraP. Con questa infrastruttura di prova abbiamo potuto giocare un ruolo importante a livello nazionale nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ruolo che ci ha consentito di accedere a dei finanziamenti, finanziamenti che abbiamo utilizzato per completare l'infrastruttura di prova con una strumentazione che ci consente oggi di poter caratterizzare sperimentalmente veicoli completi anche di tecnologie atte alla guida autonoma e connessa, e quindi di poter valutare le potenzialità di questi veicoli in tutti i possibili scenari, situazione che è molto difficile da poter replicare eseguendo test sperimentali in pista o su strada. Quindi, sfruttando una catena di opportunità, quindi l'input principale è arrivato dall'amministrazione del Politecnico di Torino e poi una serie di ulteriori opportunità, posso dire che oggi abbiamo una infrastruttura di prova che ha degli elementi di unicità a livello internazionale, che ha attratto l'attenzione di attori europei, di costruttori europei, di componentisti europei e asiatici. Quindi questo per noi sicuramente è stato una chiave importante di un risultato che abbiamo raggiunto. Grazie, grazie Nicola Amati. Alberto Tiraferri. Buon pomeriggio, io oggi rappresento il Clean Water Center, che è il centro che si occupa di sviluppo di tecnologie per il trattamento di acqua e per l'analisi della qualità dell'acqua. Quindi il nostro centro ospita un parco di strumentazioni, alcune anche basate su metodi innovativi ideati all'interno del centro stesso per l'analisi dell'acqua, per quindi lo studio delle contaminazioni e per garantire la sicurezza e il buon utilizzo. Ma quello che vorrei sottolineare oggi è soprattutto la presenza di tutta una serie di sistemi di produzione di acqua potabile o comunque di alta qualità che si basano su un ampio spettro di tecniche e che quindi permettono, diciamo, la rimozione di virtualmente tutti i contaminanti possibili, anche quelli di difficilissima rimozione, come ad esempio ioni, molecole che hanno la stessa dimensione, la stessa natura della molecola dell'acqua. Alcuni di questi sistemi sono ideati, progettati e costruiti interamente all'interno del centro, altri invece sono coprogettati insieme a delle aziende che fanno ricerca e sviluppo, soprattutto in settori strategici. Ad esempio posso citare il lavoro in collaborazione con Thales Alenia per lo sviluppo di sistemi di riuso d'acqua nelle stazioni spaziali, oppure i nostri sistemi che vengono utilizzati per testare dei materiali cosiddetti biomimetici,
che sono, rappresentano un po' un cambio di paradigma, il futuro del trattamento acqua in alcune applicazioni specifiche, come ad esempio la dissalazione, e che possiamo testare noi e pochi altri in modo così robusto. Quindi diciamo che il risultato è la presenza di sistemi che sono non solo unici al Politecnico, ma alcuni anche unici al mondo, ad esempio di recente installazione anche un sistema di dissalazione basato su un processo di assorbimento che è alimentato quasi al 100% da energia rinnovabile, che rappresenta il sistema di questo tipo in scala preindustriale più vicino alla commercializzazione ad oggi presente nel mondo. Grazie. Cristina Balagna. Grazie, buon pomeriggio. Cerco in questi due minuti di farvi capire perché i laboratori e le infrastrutture sono fondamentali per JTEC e rendono questo centro interdipartimentale unico in Italia e altamente competitivo a livello europeo. JTEC si occupa, nasce per fare ricerca sulle giunzioni attraverso diverse tecnologie, tra cui la saldatura dei metalli, giunzione dei ceramici, giunzioni multimateriali. E recentemente la mission è stata ampliata anche per lo studio dei rivestimenti, sia come rivestimenti spessi che come film sottili. Ecco, grazie ai laboratori possiamo portare avanti questa ricerca perché abbiamo a disposizione un parco macchine e attrezzature estremamente all'avanguardia e un paio di queste attrezzature sono addirittura state realizzate ad hoc per il centro, quindi non sono commerciali, come la tomografia computerizzata e la piattaforma laser. Le imprese possono interfacciarsi con un unico centro in cui possiamo ovviamente andare a realizzare rivestimenti e giunzioni e allo stesso tempo possiamo andare a caratterizzare in maniera completa i componenti che abbiamo ottenuto, quindi da un punto di vista chimico-fisico, da un punto di vista meccanico, da un punto di vista termico. Oltre ovviamente alle macchine che mettiamo a disposizione per le aziende, abbiamo anche un valore aggiunto a livello del personale che lavora all'interno di JTEC, che ha un'elevata competenza, tant'è che ad esempio un collega che lavorava con noi adesso ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato con un'azienda che aveva un contratto con JTEC e un altro nostro collega ha attualmente una posizione RTDA cofinanziata da un'altra azienda che collabora all'interno di JTEC, quindi anche le aziende riconoscono questo valore aggiunto del nostro personale. Grazie. Grazie. Mariangela Giannini. Grazie. Allora, Photonext è un laboratorio di ricerca sperimentale che si occupa di tecnologie fotoniche applicate. E questo laboratorio ha la vocazione di essere un laboratorio di attività di ricerca sperimentale e per cui avere a disposizione una strumentazione all'avanguardia e un'infrastruttura adeguata è assolutamente fondamentale. E proprio per questo motivo il centro ha scelto di destinare la maggior parte del finanziamento ricevuto di circa 3 milioni di euro da parte del Politecnico e di Infrapi della Regione Piemonte per l'acquisto di nuove strumentazioni e l'upgrade di strumentazione già esistente. Possiamo dire che oggi il Photonext ha una strumentazione all'avanguardia, quasi unica a livello nazionale, e grazie a questa strumentazione facciamo ricerca in tre ambiti, che sono le comunicazioni ottiche in fibra ottica, sia a lunga distanza sia a corta distanza all'interno dei data center e le interconnessioni ottiche, studiate sia a livello di sistema ma anche a livello di tecnologia dei dispositivi che li compongono e possiamo arrivare a velocità di trasmissione dati che vanno dai 100 gigabit fino al terabit al secondo nei data center con prestazioni di basso consumo energetico. Una seconda linea riguarda invece i sensori ottici per il monitoraggio di strutture o il monitoraggio ambientale e la terza linea invece riguarda la fotonica per le applicazioni del mondo industriale e di potenza.
Grazie a questa strumentazione facciamo ora attività di ricerca sperimentale anche in campi che prima erano tipicamente soltanto di tipo teorico e simulativo. Per esempio abbiamo adesso una stazione di controllo di microposizionatori per l'allineamento ottico con precisione dell'ordine di qualche nanometro e ci ha permesso di far partire una linea di ricerca sui circuiti fotonici integrati in silicio che prima sarebbe stato completamente impossibile. Perfetto, grazie. Un applauso. Un applauso perché lo sforzo maggiore è proprio quello di raccontarsi in due minuti. Cioè, gente che lavora come tutti voi da anni a delle idee, a dei concetti, a delle realizzazioni e che poi deve, anche con un linguaggio, che, vabbè siamo al Politecnico, cioè, però effettivamente che arrivi a tutti, non è veramente, è lì che bisogna fare l'applauso, sulla sintesi, che io non so fare. Bene. Abbiamo parlato di due elementi peculiari dei centri, l'interdisciplinarità, i centri abilitanti, le infrastrutture abilitanti. Adesso mettiamoci nell'ottica di che cosa dai centri passa a quel mondo esterno che il professor Sonza e il rettore tanto hanno sottolineato. E la prima esperienza in termini di ricaduta delle vostre attività nei centri e nei confronti della didattica e degli studenti. Ecco, io inizierei con Luca Iuliano per chiedere, sì. Per chiedergli e ascoltare cosa, come va con... Grazie, buon pomeriggio a tutti. Il centro IAM si occupa a 360 gradi di additive manufacturing, anche nota come stampa 3D. È una tecnologia multidisciplinare, altamente sofisticata, adatta a produrre parti altrettanto sofisticate, che spesso non riusciamo a realizzare con le tecniche convenzionali. Anche per questo è necessaria una formazione specifica, sia delle persone ovviamente che nascono e crescono al Politecnico, sia verso le aziende. Guardando al nostro interno, abbiamo proposto e l'Ateneo ci ha supportato nell'attivazione di un percorso, di un orientamento sulla laurea magistrale in ingegneria meccanica, ingegneria di materiali, un orientamento di fabbricazione additiva. Contribuiamo sul percorso intraprendenti con un corso di formazione al primo anno che dà i rudimenti di questa tecnologia multidisciplinare. Abbiamo proposto, diciamo, numerosi insegnamenti, siamo arrivati a 8 sul dottorato, insegnamenti più generalisti rivolti a tutti, altri più specialistici rivolti ovviamente ai dipartimenti che compongono il centro, che sono 5. Riguardando, diciamo, verso l'esterno, abbiamo una grande fortuna che è avere qui a Torino il Competence Center 5.4.0 che integra e ci permette di calare a terra sia le, diciamo, attività di ricerca di base che facciamo, sia la formazione. E riguardando verso l'esterno, abbiamo anche col contributo della Regione Piemonte attivato il Master in Additive Manufacturing, che è giunto alla quarta edizione, il Master Manufacturing 4.0, in cui, diciamo, la terza edizione è partita lunedì scorso, che ovviamente, diciamo, permettono di formare degli specialisti che vanno direttamente in impresa. Inoltre forniamo un grosso contributo alla CIMA Academy, che è una formazione che è sviluppata dal Competence Center, che è dedicata all'upskill e reskill del personale che in azienda è rimasto un po' indietro e necessita di aggiornamenti. Perfetto. Cristina Balagna, di nuovo a lei. Allora, JTech ovviamente è a disposizione degli studenti e dei dottorandi. Più di 60 tesi tra laurea triennale e laurea magistrale sono state svolte anche con l'aiuto dei laboratori e della strumentazione del personale di JTech. Ci sono due corsi per due insegnamenti per la laurea magistrale di ingegneria energetica che hanno nel loro programma didattico la presenza di laboratori all'interno di JTech, che sono Advanced Materials for Energy and Advanced Materials for Nuclear Applications, e da quest'anno è nato un terzo corso obbligatorio da 8 crediti per, in questo caso, la laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali per l'Industria 4.0, che è tenuto da professori ovviamente afferenti al centro JTech.
Per quanto riguarda anche gli studenti, abbiamo anche ospitato tantissimi studenti per i loro stage curriculari, sia dal Politecnico sia provenienti dalle università europee, anche grazie agli accordi di scambio e mobilità degli studenti che ha sottoscritto il Politecnico. Per quanto riguarda invece i corsi di terzo livello, ci sono due corsi tenuti da professori, docenti che afferiscono anche questi a JTEC, che riguardano le analisi termografiche e le giunzioni adesive strutturali. Molto bene. E quindi Luca Cagliero. Grazie. Gli afferenti al centro Smart Data contribuiscono in modo significativo sotto l'aspetto della formazione, a partire da corsi di base, laurea triennale per comprendere e gestire i dati, ma anche le tecnologie che permettono di trasmetterli, di accedervi, per poi ovviamente contribuire a corsi più specialistici, prevalentemente laurea magistrale ma anche master di primo e secondo livello, su tecniche più avanzate di elaborazione dei dati, di comprensione del dato e di accesso alle tecnologie. Penso ad esempio ai corsi di Data Science, Machine Learning, Natural Language Processing e a una laurea magistrale specificatamente dedicata al percorso in Data Science. Poi naturalmente c'è un contributo significativo del centro anche con cofinanziamento di borse al tema dottorato, anche con contributi a dottorati con applicazione industriale diretta, con percorsi di dottorato industriale, dove i dottorandi collaborano direttamente ad applicazioni industriali. E a questo proposito vorrei sottolineare una doppia valenza dal punto di vista formativo per quanto riguarda il contributo del centro Smart Data. Da un lato il valore del dato, la comprensione del valore, del potenziale, ma anche dei rischi del dato, è un qualcosa che deve essere trasmesso sia a persone competenti, quindi attenzione più alla parte informatica e ingegneristica, ma anche persone di ambiti completamente diversi. Pensiamo ad esempio alle tecnologie come i large language model, che sono oggigiorno utilizzate pervasive anche in ambiti completamente diversi, quindi anche medicina, ambito legale. Ma al contempo c'è un altro aspetto, che è quello di formare figure che abbiano competenze trasversali, quindi competenze tecniche sì, ma anche competenze di dominio e capacità di interagire con esperti, con aree di business che parlano una lingua di un dominio specifico, ma al tempo stesso siano in grado di comprenderne le limitazioni e le potenzialità degli strumenti di analisi dei dati. Perfetto. E il data scientist, un po' quello che voi tendereste o tendete già a fare, a produrre. Molto bene. Grazie Brunetta. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Il centro R3 si occupa di resilienza territoriale. Quindi il trasferimento di conoscenza agli attori dei territori è una componente fondamentale per appunto declinare la resilienza nel progetto di adattamento dei territori. Abbiamo adottato quindi un approccio circolare tra ricerca, formazione e azione, che ci ha consentito di attivare un corso di master di secondo livello in metodi e tecniche per il governo di territori resilienti, che appunto ci consente di formare con una conoscenza interdisciplinare tecnici e dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Siamo partiti inizialmente nella fase di start-up con due corsi di formazione permanente promossi, finanziati da IMSS e rivolti ai policy makers. Queste prime esperienze ci hanno spinto a costruire questo progetto formativo, che è stato poi attivato nel 2020 con il supporto di diverse istituzioni regionali, Città di Torino, Regione Piemonte, ma anche dell'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia, che hanno finanziato nelle prime due edizioni delle quote di iscrizione. Cosa formiamo? Una figura interdisciplinare con competenze tecniche interdisciplinari che integra tutti i settori scientifici presenti nel centro. È un percorso di capacity building che sta incontrando, adesso abbiamo attivato la terza edizione, un'attrattività di livello nazionale, perché la formazione su questo tema è una formazione
oggi crescente, molto dinamica a causa dell'attivazione dei progetti finanziati dal PNRR. I Project Work hanno dato modo di sperimentare la conoscenza multidisciplinare del Centro di Analisi delle Vulnerabilità in diverse esperienze a supporto dei tecnici delle pubbliche amministrazioni. Non c'è il tempo per citare le esperienze, ma ne parleremo certamente più avanti. Grazie. E quindi Bernardino Chiaia. Sì, grazie, buonasera a tutti. SISCON è un acronimo bivalente in inglese e in italiano, nasce dall'esigenza della sicurezza delle infrastrutture e delle costruzioni. Un po' siamo stati, se volete, premonitori già dal 2010, chiedevamo all'Ateneo di creare una struttura per la sicurezza delle costruzioni, poi nel 2018 con l'evento, come dire, tragico e fondamentale nel mio settore del Ponte Morandi, la centralità di questa attività è diventata evidente, si è andata in giro, ferrovie, autostrade, città, vedo l'ingegnere capo del comune di Torino, i 30 ponti fluviali di Torino, non è il problema, non è solo nelle autostrade. Per arrivare alla valenza di questo centro nei confronti degli studenti, mi concentrerei nel minutino che mi dai sull'ingegneria civile, che vede un momento storico di calo di vocazioni, no? Come se fosse un'attività monacale, un po' come sono scomparsi i monaci, stanno scomparendo gli ingegneri civili. In realtà, allora noi che abbiamo detto? Questa S iniziale di SISCON, proviamo a utilizzarla anche con declinazioni un po' diverse. La sicurezza, senz'altro, è il cuore e l'incipit del centro, però S può anche voler dire smart, può voler dire infrastrutture intelligenti, infrastrutture che parleranno con le auto autonome, che ci diranno se stanno soffrendo, se hanno bisogno di aiuto. S può voler dire sostenibile, vedo gli amici di Buzzi, i cementieri, no? Il cemento, un materiale meraviglioso, non, diciamo l'accezione, no? Del cemento è sbagliata, ma in realtà c'è una tecnologia pazzesca dietro, cioè, ci può essere grande sostenibilità. E permettetemi, esse può essere anche sexy, no? Non voglio essere irriverente, ma l'ingegneria civile, le infrastrutture civili, le costruzioni possono essere sexy. Sexy nel senso che noi non siamo, come dire, creativi, non siamo architetti e designer, non abbiamo il prototipo, però noi quando realizziamo una costruzione o un'infrastruttura non possiamo fare il provino prima. Quella è e non possiamo sbagliare. Questa complessità è bella. Non è complicazione, è complessità ed è quello che cerchiamo di portare ai ragazzi. Non è facile, ma ci stiamo provando. Grazie. Come vedete è partita una campagna, una crociata a favore del DISEC, ecco. Forse ho interrotto un applauso che veniva, Comunque, di nuovo Marcello Chiaberge. Chiude Marcello Chiaberge. Chiudo per gli applausi, fondamentalmente. Per chi si occupa di costruire macchine complesse, progettare e costruire macchine complesse come droni, rover, per applicazioni diversissime, ci è apparso immediatamente importantissimo e fondamentale avere dei luoghi fisici dove studenti, tirocinanti, ricercatori potessero lavorare assieme, soprattutto se pensate che queste persone arrivano da 5 dipartimenti diversi, quindi con competenze molto diverse tra di loro, a volte con linguaggi molto diversi tra di loro. Quindi avere dei luoghi fisici è estremamente importante per la formazione. Quindi abbiamo puntato da subito su questo aspetto, rivolgendoci alla formazione interna, quindi tirocini anche triennali, tesi di laurea, che ne abbiamo ospitate più di 65 fino adesso, e ovviamente tesi di dottorato, dove siamo arrivati intorno ai 24 studenti ormai ospitati all'interno del centro. Da qua siamo poi partiti per pensare di offrire dei corsi in diverse aree, proprio per ritornare al discorso degli ingredienti, quindi formare nei diversi corsi di laurea, nei diversi corsi di studio, come si chiamano, quindi abbiamo dei corsi in ICT for Smart Society, abbiamo dei corsi in Mechatronic Engineering
e abbiamo dato un grosso endorsement con entusiasmo alla neonata laurea magistrale in Agritech Engineering, proprio perché tutte queste competenze si possono formalizzare in tanti ambiti applicativi diversi. Grazie. E adesso l'applauso ci sta per tutti. Quindi abbiamo esplorato le ricadute e tutto ciò che questi nuovi saperi hanno prodotto da un punto di vista di didattica nei confronti degli studenti. Andiamo agli attori principe, alle controparti principe, che sono il mondo delle imprese. Provo ad ipotizzare che il discorso con le grandi aziende sia filato liscio. Chiedo anche, ma siate voi a raccontare l'intera vostra esperienza, se c'è spazio anche per le piccole e medie imprese, almeno quelle di punta, proprio perché sono quelle peculiari del nostro territorio italiano. E apre Radu Bojoy. È stato già menzionato prima dal professor Pellegrino che le aziende hanno subito apprezzato l'iniziativa dei centri, quindi il primo motivo è stato avere un unico punto di ingresso nel mondo accademico, che è abbastanza complesso. Però non è stato solo questo. Un'azienda grande intende sempre concentrare le risorse in un unico punto e quindi se è necessario affrontare un tema multidisciplinare, trovare tutte le competenze è molto importante, ma non solo. Sì, hai le competenze, ma hai anche i docenti molto preparati. Ognuno di questi docenti ha un curriculum adeguato. Quindi questa è l'esperienza PEIC, dove subito le aziende ci hanno cercato e oggi, rispetto a qualche anno fa, abbiamo rapporti con grandi OEM, Volvo Cars, Polestar, no? A parte i contatti storici con Stellantis o Ferrari. Poi esiste un altro aspetto. La competizione nel mondo non è tra l'azienda A e l'azienda B, è tra la rete A e la rete B, dove la rete è azienda o gruppo di aziende più partner accademici. E questa è la chiave, quindi noi forniamo tecnologie innovative alle aziende e molto spesso le aziende europee aspettano da noi la giusta direzione per un futuro prodotto, dopodiché, convinti della fattibilità, loro impiegano i loro ingegneri per ingegnerizzare questo prodotto. Concludo velocemente sul fatto che la piccola azienda ha sempre la porta aperta con PEI, che sono sicuro nel Politecnico di Torino. Quindi i rapporti si mantengono e loro beneficeranno sempre del nostro know-how. Grazie. Mariangela Giovannini. Grazie. Allora, Photonext, grazie all'infrastruttura che ha sviluppato, può offrire alle aziende un'ampia gamma di attività di ricerca e sviluppo che partono dalla parte di modellizzazione, simulazione, progettazione, fino alla parte di test di dispositivi, apparati, sistemi ottici, sia test in laboratorio che test sul campo. Per natura del tipo di ricerca e del tipo di attività scientifica, Photonext ha collaborato con grandi player internazionali, anche perché le attività scientifiche e le attrezzature sono di costo molto elevato, e da anni portiamo avanti una collaborazione con Cisco System, un'azienda, grande azienda internazionale nel campo delle comunicazioni ottiche, così come con Telecom Italia e per la parte di monitoraggio ottico delle infrastrutture con le Ferrovie dello Stato. Negli ultimi anni però le attività di ricerca, soprattutto nel campo dei sensori, hanno attratto anche l'interesse di aziende del territorio, soprattutto per quanto riguarda il test e lo sviluppo di sensori per aerospazio.
In complesso possiamo dire che negli ultimi 5 anni Photonext ha portato circa 1 milione di euro per anno in termini di contratti con aziende e progetti finanziati, e in maniera positiva possiamo anche dire che in questi ultimi anni il trend è in crescita. Photonext lavora anche in stretta sinergia con la Fondazione LINX, e nell'ultimo anno, praticamente dicembre 2023, è stato siglato un accordo congiunto tra Photonext, LINX e il CNR per lo sviluppo di un centro di eccellenza, che l'abbiamo chiamato VixCellence Torino, per lo studio e l'applicazione di laser semiconduttore a basso costo da utilizzare per le comunicazioni di grandi quantità di dati e per la sensoristica. Grazie. Romano Borchiellini. Sì, visto che è il mio primo intervento, buonasera a tutti. Parlare di aziende e Energy Center Lab è abbastanza facile dal mio punto di vista. Spero che molti di voi abbiano avuto l'opportunità di vedere e spero anche visitare l'edificio in cui siamo. Per chi non l'ha fatto glielo consiglio, anche perché è esteticamente piacevole, quindi insomma devo dire che sta diventando anche alle volte scenario di riprese televisive non necessariamente dedicate all'energia, quindi il fatto che sia piacevole, diciamo, è un dato che deriva da queste anche richieste. No, tornando al tema aziende, se avete l'opportunità o se siete venuti nell'Energy Center, sicuramente avete avuto o avete potuto notare che l'80% dell'edificio sostanzialmente è occupato da aziende. Tra l'altro, oltre alle aziende all'interno dell'edificio, adesso insomma avremo anche, nel senso che è stato deciso da poco, anche una presenza del Comune di Torino. C'è un'attività invece in relazione con la Presidenza del Consiglio. Questo perché lo dico? Lo dico perché qui l'intreccio diventa non solo ricerca azienda, ma ricerca azienda e anche amministrazione pubblica. Quindi quello che stiamo cercando di creare è un dialogo tra questi tre mondi, un dialogo, diciamo, che ovviamente già è in essere, ma che può sicuramente beneficiare da questo contatto fisico. Per essere molto breve, vi cito solo due esempi all'interno dell'Energy Center. Uno è un laboratorio congiunto con Eni, dedicato al, diciamo, rinnovabile dal mare, e il secondo invece è un laboratorio sperimentale congiunto con Edison, e questa è un'esperienza unica in Italia e al mondo, credo anche, diciamo, ci siano poche ripetizioni, almeno da quello che mi risulta da parlare con i colleghi. Perché unica? Perché qui si tratta di un unico spazio fisico all'interno del quale Edison e Politecnico, cioè Energy Center Lab, svolgono le proprie attività di ricerca e attività di ricerca congiunte. Cioè ci sono i momenti in cui ognuno fa la propria attività e dei momenti in cui queste attività sono congiunte, ma all'interno dello stesso spazio fisico, cioè non è il gruppo di ricerca Politecnico che va nel laboratorio Edison a casa Edison, per capirci, e fa ricerca, o il contrario. Ora, questo sembra una banalità, ma innanzitutto richiede uno spazio, poi due, richiede per esempio uno sforzo e una crescita, credo, non solo di ricerca, non solo del mondo accademico, ma anche della parte amministrativa, perché c'è tutto il problema della sicurezza, che è un problema che è stato affrontato, ma che non era di banale soluzione. Ultimo, è un'offerta enorme per gli studenti per venire a visitare e sentire da Edison e dai nostri ricercatori quali sono le attività di industria e ricerca su questi temi. Quindi un'opportunità sicuramente interessante. Scusate, ho sforato. E no, quindi, ma grazie. Forse la vostra esperienza potrebbe essere un percorso che per altri potrebbe essere compiuto ancora, ecco, poi lasceremo al nostro nuovo eletto rettore. Luca Giuliano. L'additive manufacturing è una tecnologia che compie quest'anno 40 anni. Il primo brevetto è stato depositato negli Stati Uniti nel 1984. In 40 anni è passata da una tecnologia per fare pezzi semplici, prototipi, a una tecnologia manifatturiera, che si integra e può essere anche alternativa alle tecniche convenzionali.
Il rapporto con le imprese è sempre stato il nostro driver. Mi piace citare sostanzialmente due esempi: una piccola impresa, piccolissima, Meccanica Grasso, che sull'onda degli incentivi di Industria 4.0 acquisì un sistema di fabbricazione additiva particolarmente complesso, venne a noi dicendoci: ma noi di questo sistema cosa ne dobbiamo fare? Era un sistema ovviamente che ha richiesto un notevole investimento, li abbiamo aiutati a capire come usarlo, a formargli il personale e a portare quella, a aggiungere questa offerta che avevano, che erano semplici lavorazioni meccaniche, un'offerta anche di fabbricazione additiva di parti metalliche. Un secondo esempio che va a colmare un aspetto, un peccato originale di queste tecnologie che sono nate per fare prototipi e non si prestano benissimo per la produzione definitiva è un esempio con Prima Additive, che è stata affiliata dal grande gruppo Prima Industrie, che è un produttore di impianti per fabbricazione additiva, dove stiamo collaborando attivamente per superare le criticità che ci sono nel rendere questi sistemi più produttivi, più efficienti, ovviamente con minori scarti rispetto a quelli che tipicamente erano nati per fare i prototipi. Spesso indirizziamo anche le piccole e medie imprese su attività che sono più legate a un trasferimento tecnologico, al competence center, dove abbiamo una linea che si integra con la nostra e che rende sostanzialmente la filiera IAM CIM Competence Center un elemento unico sicuramente nel panorama internazionale. Grazie. Nicola Amati. Sì, collegandomi all'infrastruttura di prova che ho descritto precedentemente, devo dire che è stato per noi un volano di collaborazioni con aziende del settore pazzesco, ma soprattutto è stato anche una forma di nuove metodologie di collaborazione con aziende. Cito la collaborazione con AVL, con la quale gestiamo in modo egregio l'infrastruttura di prova e con la quale collaboriamo utilizzando l'infrastruttura di prova in diversi progetti di ricerca a finanziamento regionale, nazionale ed europeo. Ma aggiungo che grazie a questa infrastruttura di prova, all'infrastruttura di ricerca del centro, ai colleghi del Politecnico, abbiamo avuto un'opportunità enorme, cioè quella di sottomettere la nostra candidatura alla Commissione europea come ente di supporto alla definizione delle normative, nuove norme di emissione dei veicoli stradali, coordinando un consorzio europeo che vede coinvolto anche l'INCS, vede coinvolto attori di primo spicco nel settore dell'industria come IDIADA e come AVL. In questo periodo particolare di accelerazione verso l'elettrificazione, lavorando con aziende del settore nel contesto della ricerca applicata, ci siamo trovati ad affrontare un nuovo paradigma di collaborazione. Aziende che ci chiedono di sviluppare programmi di ricerca con orizzonte temporale 2028, 2030, 2035, sviluppati da gruppi di lavoro dell'azienda in collaborazione con ricercatori del centro nello stesso spazio fisico. Tra l'altro questa forma di collaborazione ha dato vita a diverse spin-off che si stanno affermando sul territorio e con le quali collaboriamo in modo molto efficace. Grazie. E chiudiamo con Bernardino Chiaia. Sì, dunque, i rapporti di Syscon con le imprese sono iniziati prestissimo e come ha detto molto bene il professor Pellegrino prima, il vantaggio di offrire una multicompetenza interdisciplinare è stato subito evidente. Vi faccio qualche esempio, per esempio diciamo nel mondo delle autostrade col gruppo STM abbiamo fatto uno studio insieme ai colleghi di idraulica e del Politecnico su un tratto sperimentale dell'autostrada Torino-Milano dove addirittura ci sono, come dire, le problematiche civili classiche, ma c'è anche in un periodo di siccità e di scarsa di meteorologia piuttosto bizzarra, il professor Laio ha cercato di capire se l'acqua di piattaforma che cade sulla nastro autostradale può essere rigirato per le risaie circostanti al tratto di autostrada, roba che prima non ci avrebbe chiesto nessuno. Con Buzzi, con Unical abbiamo lavorato
con una loro società su un sistema innovativo di consolidamento delle gallerie. E quando si apre un cantiere in una galleria lo si vuole chiudere subito. L'esigenza principale è il tempo, è la cantieristica, poi c'è anche il materiale, c'è l'ingegneria strutturale, tutto il resto, ma la velocità è fondamentale. Di nuovo l'interdisciplinarietà dell'approccio alla consulenza in questo senso è fondamentale. Una peculiarità, credo, del centro Siscon, che va nella strada che poi il nostro rettore, il nostro nuovo rettore Stefano Corgnati ha molto, come dire, esortato per il futuro, ma che diciamo il Siscon già in parte fa, è il rapporto con la pubblica amministrazione. Il centro è riuscito ad accreditarsi, un po' come l'Energy Center, a livello dei ministeri italiani come centro di riferimento per una serie di cose. Ad esempio abbiamo asseverato il progetto della Gronda sopra la città di Genova. Abbiamo, e questo con orgoglio, con un collega professore di galleria, il professor Peila, durante le vacanze di Natale ci siamo presi la responsabilità di tenere aperto il tunnel del Monte Bianco. Il Ministero ha chiesto a noi come centro, no, un parere in questo senso, quindi di nuovo a proposito, no, della vocazione dell'ingegneria civile, grandi onori e grandi oneri. Questo rapporto, oltre che con le imprese, con la pubblica amministrazione, credo che sia una TU molto interessante. Certo. Grazie. Professor Chiaia ha detto grandi nomi, grandi opere, è quello che ha il laboratorio più grande di tutti, perché dentro ci devono stare, aiuto, ci devono stare scoperto delle travi da 30 metri. Non mi avete ancora dato un capannone. Vabbè, vabbè, lo sapevo che era polemica. Ce la facciamo ancora un giro di, non tutto di tavola, ma è già stato anticipato come tema. Secondo me si potrebbe usare la parola di impatto politico, dove dentro ci può stare un impatto a livello app, che quindi vede i centri, come già stato anticipato, vicino all'orecchio e alla testa del policy maker, del legislatore che deve fare la norma, che deve scrivere la legge, oppure, e questo di solito si chiama impatto sociale, ma secondo me fa parte appunto di un impatto politico generale che può essere più alto, oppure a livello della gente normale, delle famiglie, dei villaggi, cosa i centri possono aver fatto. Ecco, mi piacerebbe sentire su questo tema Alberto Tiraferri, cosa con il centro siete riusciti a fare in termini, la dico alla mia maniera, di impatto politico. Dunque, una delle sfide, uno degli obiettivi più sfidanti e stimolanti del centro nello sviluppo di tecnologie per il trattamento acqua è quello di progettare la stessa tecnica ma a livelli di complessità tecnologica differente, cioè inversioni che possono andare bene per grandi città, industrie, ma anche inversioni che possono essere utilizzate da comunità piccole, in aree remote, in condizioni di emergenza, diciamo comunità anche svantaggiate. E quindi ad esempio utilizzando dei materiali di facile reperibilità, riducendo al minimo la manutenzione e massimizzando l'usabilità, la cosiddetta usabilità. Diciamo che un po' quello che, se pensate alla bicicletta che viene usata per vincere la Crono al Giro d'Italia, la bicicletta che io utilizzo tutti i giorni per venire al Politecnico, sono entrambe biciclette, ma hanno caratteristiche, anche costi molto diversi, fanno entrambe ottimamente il lavoro che devono fare, ma rispondendo a esigenze completamente diverse. Ecco, questa cosa può essere fatta, una cosa analoga, anche per i sistemi di trattamento acque. Quando si sviluppa una tecnologia come questa per piccole comunità, occorre anche coinvolgere gli utilizzatori nella fase di sviluppo, facendo co-creazione. Quindi all'interno di un progetto europeo che il centro coordina, quello che stiamo facendo è sviluppare delle
tecniche di trattamento acqua cosiddette passive che utilizzano l'energia del sole, che verranno in fase di sviluppo testate in un cosiddetto living lab, cioè un laboratorio in cui la comunità verrà a vedere, testare e dare un feedback sul funzionamento del sistema, e anche in un community center di una municipalità partner, dove la comunità farà una valutazione quantitativa dell'usabilità del sistema. Un altro esempio di attività di impatto sociale del centro è quello legato a una onlus chiamata Spring, che è stata fondata nell'ambito del centro e che si occupa di educazione e divulgazione sul tema dell'acqua. Quindi ad esempio Spring va nelle scuole, partecipa a eventi come il Salone del Libro e anche promuove il dialogo con attori del territorio, come ad esempio giuristi e filosofi, in passato è stato fatto, non banale, per dare degli spunti che potrebbero poi essere utilizzati per fare policy making. Grazie. Loris Servillo. Sì, grazie. Allora, chiaramente FUL ha come missione centrale quella dell'impatto sociale e quello del lavorare sul policy making. Questo con la consapevolezza della complessità e anche delle difficoltà nel far passare alcuni messaggi. Molte volte, come dire, oltre a essere consapevoli della complessità, si vive anche una certa frustrazione, no? Nel costruire quantità di materiale che poi dopo uno tende a non vedere recepito, perché partiamo da un sogno, se vogliamo, anche un po' tecnocratico, che dato l'informazione tecnica le amministrazioni possono recepirla. Allora, come lavoriamo da questo punto di vista? Il portfolio è molto ampio, in alcuni casi lavoriamo anche, come dire, a stretto contatto con le amministrazioni e con la società civile, anche nel costruire, se vogliamo, anche forme nuove di collaborazione a livello istituzionale. Faccio un esempio, un lavoro molto affascinante che stiamo conducendo in questo momento è il rapporto tra alcuni nodi urbani, Saluzzo, Cuneo e Mondovì, nel loro rapporto con le valli di riferimento, trovare le condizioni istituzionali per poter fare iniziative coordinate è una grande sfida. Ma poi lavoriamo anche da un punto di vista laboratoriale, quello di proprio di costruzione del sapere, di co-costruzione delle informazioni e delle decisioni, quello che la letteratura chiama transdisciplinarità, quindi no, l'uscire anche o riuscire anche a inglobare con le informazioni di stakeholder e del sapere civile. Su questo stiamo lavorando in questo momento con un lab a Torino, partendo dalla sperimentazione di veicoli a guida autonoma e con questo lavorando sul tema di rigenerazione urbana. Forse, se ancora un tempo, la cosa più incredibile che ci è capitata, forse più fuori dalle nostre competenze, è stato quello di lavorare con l'amministrazione comunale nel ripensare il tema della notte e la gestione delle dinamiche della notte anche da un punto di vista della rigenerazione urbana, dove abbiamo costruito un panel molto affascinante con 40 operatori di produttori della cultura notturna, amministrazione e vari settori dell'amministrazione per avere delle condivisioni, delle scenari strategici condivisi. Quindi questo è la grande sfida, come dire, della transdisciplinarità e dell'impatto sociale. Perfetto, grazie. Romano Borchellini, ecco. Qualcosa già ci aveva anticipato. Sì, diciamo, allora, una premessa: sono fortemente convinto che la transizione energetica si riuscirà a fare solo se noi avremo un approccio sia top-down che bottom-up, cioè sia con una pianificazione e strategia, una visione strategica sul tema energia, ma anche se riusciamo a portare a bordo le singole persone, a bordo nel senso renderle consapevole del valore dell'energia, del fatto che l'energia non è scontato che ci sia. Ecco. Proprio questa è la chiave del titolo, se volete, ma anche di quello che possiamo ritrovare nella, diciamo, gestione, nella stessa ideazione dell'Energy Center, perché all'atto proprio di realizzare tra i laboratori, uno che non è un laboratorio, però è uno spazio importante da questo punto di vista, è quello che chiamiamo il Decision Theater, cioè uno spazio con un muro fatto a 270 gradi in modo da poter proiettare, diciamo, tutti quelli che sono i risultati delle simulazioni, delle analisi, a un pubblico molto limitato, perché lo spazio è piccolo, fatto appunto di policy maker, decision maker, eccetera. Però c'è anche un altro aspetto sempre del top down. Uno è provare a spiegarlo, un altro è a essere anche in condizione di sentire come pensano
i policy maker. Ecco, essere centri in questo a noi ha dato per esempio un'opportunità, a noi, attenzione, non più già come solo centro, ma come Politecnico, perché io 2 settimane fa ero a una riunione ristretta col sottosegretario di Stato sull'energia degli Stati Uniti all'ambasciata. E lì ci entri solo perché ti chiami Energy Center del Politecnico di Torino, non perché ti chiami Romano Borchiellini, non so se mi spiego. Però stai a sentire che qual è la visione politica e quindi poi quello ti permetterà. Questo top. Down, le azioni che stiamo facendo, mi viene in mente, non è l'unica ovviamente, quella sulle comunità energetiche. Perché anche lì ritengo le comunità energetiche proprio lo strumento per consapevolizzare le persone. E su questo stiamo, diciamo, siamo stati promotori del manifesto sulle comunità energetiche, abbiamo seguito la prima comunità energetica in Italia, adesso ne stiamo seguendo, diciamo, diverse iniziative in Italia, e vorrei dire, le comunità energetiche, tra l'altro, non sono solo il fatto di, appunto, rendere consapevole il cittadino, ma anche un'occasione, diciamo, per rivitalizzare l'economia magari delle piccole città, dei luoghi, diciamo, dove ovviamente non si parla di un'economia industriale, diciamo, con industrie di grande importanza, ma diciamo, la piccola impresa viene rivitalizzata ovviamente dal fatto di creare la comunità, perché poi vuol dire fare, quindi installare, costruire, eccetera. Certo, quindi gli artigiani. Indubbiamente direi che anche sul sociale, insomma, certo, è importante. Parlare di energia è un fatto anche sociale, certo, forse proprio come l'acqua. Come... Grazie Brunetta. Grazie. Allora, la missione del Centro R3 ha nell'acronimo R3 la R di responsabilità. Ho già parlato durante il primo giro di tavolo del trasferimento di conoscenza nella formazione. Qui entro nel merito della ricerca. Allora, il centro lavora su una dimensione della resilienza territoriale che è la dimensione coevolutiva. Quindi l'innesco di processi di innovazione istituzionale nelle comunità sono la base per appunto introdurre un processo di apprendimento e di responsabilizzazione sul tema della resilienza. C'è molto da fare su questo tema, perché la resilienza è un concetto ombrello, la resilienza è un concetto che non ci dice dove, come lavoriamo, con quali mezzi e come cambiamo, come trasformiamo la società e lo spazio. Allora, su questo, attraverso diverse reti, accordi, partenariati a livello nazionale e internazionale, il Centro R3 ha attivato un'azione di affiancamento al lavoro appunto dei policy maker a diversi livelli del processo di decisione, da quello europeo a quello locale. Faccio alcuni esempi nel poco tempo a disposizione. Parto dal livello locale, il centro ha contribuito insieme a Getty Foundation allo studio di fattibilità per il ripristino e la valorizzazione dei 2 padiglioni Nervi nel complesso di Torino Esposizione. Allora, chiaramente questo è un piccolo tassello, è però un contributo fondamentale all'innesco di un'azione di innovazione che in questo momento è in corso nella rigenerazione urbana della città di Torino. Un altro esempio è un lavoro che abbiamo svolto per le aree interne del Centro Italia interessate dall'ultimo sisma. È un lavoro che abbiamo svolto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri qualche anno fa, nel 2021, per riprogettare scenari di rinascita per queste aree, quindi non solo di ricostruzione ma di rinascita. Chiudo con 2 progetti, velocemente, con 2 progetti europei in corso, appena avviati, un progetto ESPON che lavora sulla definizione di un approccio di policy per introdurre la resilienza territoriale nella prossima tornata delle politiche di coesione, quindi nei prossimi anni, quindi qui questa è una prospettiva di apertura sul futuro, e un progetto Horizon che abbiamo in corso con l'area dei Balcani, dove trasferiamo conoscenza sul progetto di transizione Just and Green a questi territori, a queste comunità. Grazie. E chiudiamo con Mara Terzini. Sì, sull'impatto sociale non possiamo che cadere in piedi, perché il Politobiomed Lab ha come core business l'uomo.
E per il nostro come centro, core, magari non core. È business. Non è business per noi, ma per le imprese che per collaborano imprese con noi è anche business. Ah, sembra un po' cinico, ma voi sì. Non lo siete, sono sicura. Per noi avere impatto significa portare innovazione tecnologica vicino al letto del paziente. Purtroppo negli ultimi anni non è stato semplice, perché con l'avvento del nuovo regolamento dispositivi medici c'è stato un arresto di questa iniezione di tecnologia, dato dal fatto che il nuovo regolamento in qualche modo sta equiparando i dispositivi medici ai farmaci, e questo ha generato un incremento enorme dei costi necessari per arrivare alla certificazione, che quindi soprattutto per le piccole e medie imprese, ma anche per le start-up, che sono poi il motore dell'innovazione, crea un ostacolo. Con il nostro centro stiamo cercando di contribuire sia aiutando direttamente le imprese, quindi facendo in modo che le imprese possano velocizzare l'inserimento sul mercato, quindi che possano portare di fatto il dispositivo al paziente, ma anche cercando di collaborare direttamente con gli ospedali e con i clinici. Un esempio di successo che mi piace portare, poi ho visto entrare anche il professor Morbiducci, che è stato un po' il motore di questa storia di successo, è un'attività di collaborazione che è nata con l'ospedale Molinette qui a Torino, su uno specifico caso di un paziente che necessitava di un intervento di doppio impianto valvolare, valvola aortica e mitralica, che è un intervento molto difficile perché due valvole poste così vicine potrebbero interagire negativamente tra loro, quindi mettere a rischio la vita del paziente. Grazie alla collaborazione è stato ricostruito digitalmente il cuore del paziente, è stata poi realizzata una stampa tridimensionale, e nei nostri laboratori i chirurghi sono venuti a pianificare l'intervento insieme, hanno praticato l'intervento sul nostro fantoccio stampato e poi l'hanno replicato sul paziente con successo. Quindi siamo ovviamente orgogliosi di essere parte di questo processo, e penso sia un esempio lampante di impatto sul cittadino. Beh, se c'è una parola con cui chiudere è orgoglio. Anche noi siamo molto orgogliosi dei nostri centri interdipartimentali. Ce l'abbiamo fatta, speriamo insomma sia stato di interesse. Noi rimaniamo sul palco ed accogliamo il rettore eletto. A me sembra così, due parole, che qui ci sia tutto un lievito, e il rettore eletto Stefano Corniati ci darà probabilmente una direzione, perché si diventi lievito per uno sviluppo di un territorio, chiamiamolo città metropolitana, chiamiamolo nord-ovest, che in questo momento patisce, e il termometro è proprio il fatto che tutti i giovani che si formano, il capitale umano che vengono dagli istituti e dagli atenei, non sempre riescono a fermarsi. Ecco, io penso, auspico, vedo che qui c'è del lievito, perché questo territorio, che tra una decade, se lavora bene, sarà pronto e sarà di nuovo al culmine del ciclo, ecco, qui ci siano i presupposti. Penso di vedere questo, e mi sembra di poter chiudere con una visione di speranza, che però chiedo a Stefano Corniati di sviluppare. Ringrazio tutti a nome dei 13 meravigliosi rappresentanti. Io mi metto qua dietro. Prima di tutto, l'ultima volta che ero qui ero candidato, torno eletto, quindi lo faccio con lo stesso entusiasmo e con lo stesso sorriso. Allora, prima di tutto, 8 anni fa sarebbe stata impensabile una presentazione con questi contenuti, quindi dobbiamo esserne orgogliosi, anche io riprendo. Cioè, noi siamo stati pionieri in Italia della sfida della interdisciplinarietà strutturata. Cioè, questa è interdisciplinarietà strutturata, cioè l'Ateneo ha deciso di investire in modo strutturato in un nuovo modello di ricerca e trasferimento tecnologico. Quindi
bravi, bravi a loro, a tutti noi, perché la parola che ci ha accomunato, dopo lo dico in questo percorso, è stata solo uno, tenacia. È vero? Tenacia, quindi bravi, perché vi faccio io l'applauso. È stato un percorso che io ho seguito dall'inizio, perché ho avuto questa fortunata coincidenza. Io sono nato nei miei incarichi di servizio all'Ateneo nella costruzione dell'Energy Center con il professor Borchiellini. Poi negli stessi anni sono stato eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione con Paola. Nel famoso 2016 ero a discutere sulla presa di questa importante decisione dell'Ateneo. Io arrivavo da un'esperienza amministrativa dove era già in qualche modo importante capire se 30.000 euro di investimento erano significativi. Qua sono passato e l'investimento era da 30 milioni di euro. Ho detto qui è un mondo parallelo, nel senso che però erano 30 milioni di euro di infrastrutture. Cioè quello che abbiamo visto oggi è che quei 30 milioni di euro avevano un vincolo, che erano un vincolo dell'investimento infrastrutturale, che poi si è moltiplicato grazie al fatto che questo, come al solito, è stato poi motore di attrattività sulle altre linee e hanno dato la possibilità di avere oggi, perché questi sono investimenti di medio periodo, cioè l'infrastruttura quando tu la pensi e la finanzi ha bisogno poi di essere costruita e siamo una pubblica amministrazione, dovevamo anche imparare a creare i modelli attraverso cui una volta che il concept è stato fatto, l'investimento è stato definito, beh, poi c'è tutto il processo attraverso cui il bandi di, la costruzione dei documenti di indirizzo alla progettazione delle infrastrutture, quello è un lavoro, Poi il bando di gara, seguire il bando di gara e poi portare l'infrastrutturazione ad essere operativa. Oggi direi che siamo sostanzialmente a regime, a meno di quello che mi ricordava Dino, è vero? Cioè, quello che mi ricorda Dino ha ragione, nel senso che quello è un laboratorio unico in Italia. Cioè, fare le prove sulle travi reali. Questo ha portato un altro tema importante nella campagna elettorale. Cioè, nella campagna elettorale abbiamo condiviso che noi abbiamo due grandi modelli. Il modello della formazione, che ha la centralità nel campus delle sue due sedi storiche, quella della Cittadella Politecnica e quella del Castello del Valentino, e poi invece la ricerca di spazi non compressi per le infrastrutture di ricerca. Questo è il tema. Se noi vogliamo essere, e lo vogliamo, essere competitivi a livello internazionale, almeno con le prime università tecnologiche europee, non dobbiamo vivere di compressione nell'infrastruttura di ricerca. Perché quelle cose che abbiamo visto hanno bisogno di spazi e hanno bisogno di spazi che crescono con le nostre idee. Quindi è per questo che l'Ateneo si apre a dei luoghi, il rettore Saracco le chiama le cittadelle, ok? Dei luoghi in cui non ho la compressione della ricerca. NV Park, la scorsa settimana ero a lanciare questo Innovation Mile, la cittadella dell'aerospazio, Mirafiori, tutta la parte anche adesso di sviluppo di Torino Esposizioni. Luoghi che ci consentono di sviluppare le nostre nuove infrastrutture. Noi dobbiamo essere competitivi a livello internazionale, questa è la sfida. E allora, riprendo un tema toccato, noi dobbiamo essere unici. Unici. Non dobbiamo far tutto, ma dobbiamo essere unici. Cioè dobbiamo avere delle infrastrutture uniche, specifiche, che ci permettono di lavorare in rete con le altre infrastrutture uniche e specifiche delle altre reti di laboratori di ricerca che saranno con noi partner di ricerca a livello europeo. Questo è il tema che stiamo cercando di mettere insieme. Siamo in un momento importante perché abbiamo finito la prima fase, la fase 1.0. Ah, poi tra l'altro, dopo aver fatto il consigliere di amministrazione e aver alzato la mano, ho fatto il vicerettore alla ricerca, poi ho rifatto il vicerettore alla ricerca, poi è entrato Matteo, ero con Emilio Paolucci, poi Giuliano Mattiazzo, perché la ricerca e il trasferimento tecnologico stavano insieme, però sono sempre stato nella commissione centri interdipartimentali. Quella me la sono vista tutte.
ci siamo divertiti e abbiamo anche capito una cosa, che il termine usato da Jimmy, che a me piace sempre tantissimo, l'abbiamo coniato insieme, cos'è un playground di ricerca? Cioè questo noi dobbiamo capire. Un playground di ricerca è un luogo fisico, libero, ad accesso libero, in cui io mi diverto a fare della ricerca rispetto ad un grande topic. Qual è la differenza della ricerca dei centri interdipartimentali rispetto ai dipartimenti? È che i dipartimenti, che sono delle case, i dipartimenti esistono per legge, sono le case disciplinari. Poi al mattino, io vivo nel dipartimento di energia, mi sveglio e però un giorno decido che l'energia è un tema importante su Syscon. Ed è vero, Dino? E come no? E allora vado, perché poi Dino mi sta simpatico e lui mi riceve in un luogo fisico, fuori dal dipartimento, dove faccio comunità e incontro persone che portano con loro saperi diversi. E abbiamo detto che la diversità è la vera ricchezza del mio Ateneo. E attraverso questa diversità io sviluppo una nuova dimensione della ricerca, che è quella ricerca multidisciplinare fondamentale per avere la capacità di affrontare la complessità dei problemi che oggi ci vengono posti. E loro hanno pienamente ragione. Quando vengono a porci i problemi, le aziende, le pubbliche amministrazioni ci pongono un problema, il modo con cui affrontare, suggerire la soluzione e mettere a punto il team, questo spetta a noi. E in questi luoghi noi abbiamo quel team che cambia, che ha geometria variabile. E tra l'altro io poi il giorno dopo vado da Loris perché amo quel mondo, ma non è che faccio arrabbiare Dino. Un po' sì, perché mi vuoi bene, però vado anche di là. Ed è questa la bellezza, cioè aver creato dei playground ad accesso libero, proprio all'americana. Vado, in uno gioca basket, nell'altro faccio nuoto, nell'altro gioca baseball e mi diverto a fare la ricerca. Questa però è una ricerca che deve essere finanziata, e guardo Paola, e sostenuta da quello che io ho chiamato il governo federale. Cioè questi sono spazi esterni ai dipartimenti. I dipartimenti hanno le loro politiche dipartimentali corrette che nascono a sostegno dei settori disciplinari. Questi invece sono luoghi che devono essere a cura del governo centrale, che io ho chiamato federale. E quindi anche tutta la strutturazione, di questo ne abbiamo parlato tantissimo, la cura, la manutenzione, i tecnici, il personale tecnico amministrativo a supporto deve essere del governo federale. Noi non dobbiamo avere misunderstanding tra quelle che sono le strutture importantissime dipartimentali da quelle che sono le invece strutture orizzontali federali. Perché questo dà garanzia di serenità. Il termine più bello per me è serenità. Vengo qui e sono sereno di stare in un posto dove mi diverto. Quindi questa parte qua la giochiamo insieme e abbiamo questa struttura, guardo Mario, l'abbiamo sempre pensata, queste strutture sono strutture del governo federale. Cosa fanno? Oggi mi avete veramente dato una grandissima soddisfazione. Io lo sapevo, ma non ce l'avevamo mai raccontati. Noi è la prima volta che ci raccontiamo, è la prima volta in 8 anni, no? Dobbiamo raccontarci. Noi copriamo tutte e tre le grandi missioni istituzionali di un Ateneo moderno. La formazione nelle sue forme, dalla didattica classica, laurea L3 LM, la scuola master che sempre più vede i dottorandi partecipi di questi percorsi, i dottorandi, la scuola master e formazione permanente, la nostra scuola interna, l'innovazione in tutti i gradi. Perché noi abbiamo dalla ricerca di base e quella foresight, quella divisione deve essere finanziata dall'Ateneo, fino alla ricerca tecnologica alle imprese, metodologica alle pubbliche amministrazioni, nei loro gradi di trasferimento più spinto. E poi l'ultima, il trasferimento alla società, il social engagement fino al supporto al policy making. Voi sapete, la parte del supporto al policy making è fondamentale, vedo Giovanni De Santi con cui abbiamo iniziato un percorso, con Nicola l'abbiamo già strutturato, con Romano anche. E cioè un
un luogo, una istituzione che è in grado di supportare con un approccio science-based and evidence-based il decisore pubblico e privato in decisioni dove la trasformazione tecnologica è cruciale. Non dobbiamo attendere che gli altri ci chiamino, noi dobbiamo proporci. Non dobbiamo dire che nessuno mai in queste decisioni porta il valore della tecnologia come un elemento fondante nella decisione. No, noi dobbiamo strutturarci, come ha detto Dino, istituzionalmente, come ha detto Romano. Quando io vado là perché sono il Politecnico di Torino, con orgoglio di essere il Politecnico di Torino, ma il Politecnico di Torino deve strutturarsi affinché chi fa queste azioni sia strutturalmente sostenuto dall'Ateneo. E questo lo facciamo. Chiudo dicendo questo. Abbiamo fin qua immaginato un percorso di rafforzamento delle vocazioni di questi percorsi. È giusto, oltre ad avere una interpretazione 2.0 di queste vocazioni, che sono poi declinabili durante il nostro prossimo futuro rispetto a tutte le missioni dell'Ateneo, pensare anche a la visione del futuro. Cosa ci manca? Perché noi siamo partiti immaginando questo, quando nel 2016 in Consiglio di Amministrazione abbiamo lanciato questa grande sfida, ripeto, unica in Italia, abbiamo detto che cosa vorremmo per il Politecnico di Torino tra 8 anni. E qui lo vediamo. Adesso dobbiamo riflettere, 8 anni dopo, in condizioni sociali, geopolitiche completamente cambiate, cosa ci aspettiamo per il Politecnico di Torino al 2030. Perché quando noi investiamo nei centri interdipartimentali stiamo investendo nel nostro futuro e stiamo investendo in particolare nel futuro dei nostri giovani. L'attrattività del nostro Ateneo, che è oggi fondamentale, con università sempre più competitive, con al 2030 un calo demografico che sarà significativo, la grande domanda è perché gli studenti ci scelgono, perché i colleghi ricercatori e ricercatrici vengono qui a condividere le loro esperienze. E la risposta è perché noi siamo unici. Questa unicità passa anche attraverso i centri interdipartimentali, alla nostra capacità di vedere il futuro, immaginando che quello che decidiamo oggi sarà ovviamente poi operativo, con tutti i tempi che abbiamo nell'attuazione, nei prossimi anni. Chiudo dicendo questo, abbiamo 6 anni che ci aspettano di grande transizione, non per niente il programma si chiama Politics in Transition, prima di tutto una transizione nostra, dobbiamo completare un programma edilizio significativo varato dal Consiglio di Amministrazione, vedo qua i consiglieri, tanti consiglieri, è una responsabilità grande, sono circa 315 milioni di euro di edifici, si arriva fino ai 512 considerando le nuove infrastrutture di ricerca. Dobbiamo costruirla perché dobbiamo costruire il Politecnico al 2030. Il 2030 è la grande data attraverso cui questo Politecnico potrà dire sì, gioco la sfida internazionale, sì, sono un vero Politecnico europeo in grado non di competere, ma addirittura di dialogare perché gli altri ci cercano la sfida delle partnership europee attraverso le alleanze, questa sarà la grande sfida, dobbiamo farle insieme immaginando che la ricerca interdipartimentale sia però anche valorizzata nei percorsi di carriera e questa è una responsabilità che mi prendo io, perché è inutile che noi diciamo che l'interdisciplinarietà è bella quando nel futuro dei nostri giovani non la valorizziamo nei loro percorsi di carriera. Questo è un tema fondamentale, è un tema fondamentale che io devo, ne ho già parlato col Ministro, devo dire che la Ministra Bernini è stata molto gentile perché subito il giorno dopo l'elezione mi ha telefonato, abbiamo affrontato subito questo tema perché tutti siamo consapevoli che la ricerca interdisciplinare e la ricerca che consente all'università di essere competitiva e di essere attrattiva nei dialoghi con l'impresa e con la pubblica amministrazione, però se questo è la via che stiamo prendendo tutti insieme, questa deve essere anche la via che valorizza i percorsi di carriera dei nostri giovani. E noi abbiamo la responsabilità di farlo, ma come ho detto, non possiamo pensare di andare su un tavolo ministeriale a proporre una cosa se prima di tutto noi non ne siamo i grandi sperimentatori. Quindi cambieremo da subito anche per quello che possiamo le regole dei concorsi, inizieremo questo grande periodo in cui l'interdisciplinarietà
non solo diventa il cuore delle nostre missioni istituzionali, ma anche il cuore dei nostri processi di valorizzazione della carriera. Grazie e ci rivediamo, spoilerò, il 22 quando facciamo la cerimonia di ingresso del nuovo rettore. Grazie.